Fabrizio Corona ama stare al centro dell'attenzione. Ultimamente l'ex paparazzo dei VIP è finito al centro delle cronache per diversi motivi. In primis la lite a Grande Fratello VIP con Ilary Blasi. Entrato nella casa del GF VIP per un incontro con l'ex fidanzata, Silvia Provvedi, Corona si era poi scontrato con la conduttrice. «Ti ricordi cosa mi hai fatto 13 anni fa?» aveva detto la Blasi riferendosi alla vicenda Flavia Vento, di cui Totti, smentendola, parla anche nel suo libro. Ha scritto un mare di cazzate, aveva attaccato Corona. La verità è che siamo tutti cornuti e tu sei stata tradita a un mese dal matrimonio. Ilary Blasi aveva replicato durissima. Sei un caciottaro. Hai organizzato tutto quando mi dovevo sposare, ed ero incinta del mio primo figlio, lo sa tutta Italia. Io quelli come te li sgamo subito. Corona aveva continuato la sua invettiva. Ci persone importanti in TV che sanno che quello che ha scritto tuo marito è una stronzata. Io ti rovino. Punto. A quel punto Ilary Blasi aveva interrotto il collegamento e salutato Corona riprendendo normalmente la trasmissione. Proprio la procura aveva tirato il ballo la lite come episodio da condannare? Pochi giorni fa si è scoperta la verità sul famoso scontro tra i due. La lite tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona era una commedia, una messa in scena per aumentare gli ascolti del Grande Fratello, una trasmissione che non stava dando i risultati sperati. Questo è il succo del documento ufficiale depositato presso il Tribunale di Milano. Tramite i suoi legali l'ex di Silvia Provvedi ha infatti fatto sapere che si trattava solamente di una farsa. Poi la storia con Asia Argento, paparazzata da chi è sbandierata sui social. Punto. Un fuoco di paglia, un'altra trovata per far parlare di sé, perché soltanto 10 giorni dopo l'attrice ha spiegato di aver interrotto i rapporti con Corona. Ieri sera, però, è successa una cosa che ha sì messo Corona sulla bocca di tutti, ma lo ha messo pure in difficoltà. Corona era a cena con alcuni amici, quando ha perso un dente mentre addentava la sua pizza. Il dente è rimasto nel piatto, il cameriere lo ha preso, e ha buttato tutto nell'umido. Per completare il suo solito show, Fabrizio si è armato di guanti, e si è messo a rovistare. Con le mani, nella spazzatura. Il tutto è stato ripreso dal suo caro amico Gabriele Parpiglia. E alla fine Corona ha ritrovato il suo dente. Volere è potere, cazzo, commenta Corona. Mi sono ripreso il mio dente. E dopo aver ripreso le fasi della caccia al tesoro. Parpiglia ha ripreso anche le fasi della pulizia e saldatura. Perché una volta disinfettato il dente, come se niente fosse, Corona se l'è rimesso a posto. I presenti al ristorante erano senza parole.